La donna ha diritto ad essere mantenuta solo se il suo stato di disoccupazione è incolpevole. Significa che tale disoccupazione non deve dipendere da lei ma da fattori esterni come lo stato di salute, l'età, la lontananza dal lavoro per molto tempo, la crisi occupazionale. Con il divorzio è la donna a dover dimostrare di non essere in grado di mantenersi da sola e di non avere un reddito sufficiente a garantirle l'autosufficienza, situazione quest'ultima che, come detto, non basta. È necessario anche integrarla con la prova dell'incolpevole stato di disoccupazione. Qui l'importante novità, non spetta al marito dimostrare che l'ex moglie, dopo la separazione, se n'è stata sul divano, è piuttosto quest'ultima, se non vuol perdere gli alimenti, a dover provare che si è data pena e non ci è riuscita nel cercare un'occupazione.